Con ipocrisia e ambiguità, ma anche con grande slancio umanitario, i paesi del primo mondo, i paesi ricchi e sviluppati, hanno tentato con tutti i mezzi, fin quasi a rinunciare. Invio d'urgenza di viveri alle popolazioni travolte da queste piaghe bibliche, con il risultato di indurre l'abitudine a ricevere l'elemosina. Vasti programmi di riabilitazione sanitaria, che si sono scontrati con la diffidenza delle tradizioni locali. Interventi capillari per valorizzare il lavoro di contadini e pastori, e la pioggia di iniziative è stata spesso assorbita dalla vastità del continente. Ambiziosi programmi industriali, presto degradati a cattedrali nel deserto. Qual è la via giusta, seppure esiste, per trascinare l'Africa sulla strada del progresso? Un esempio per tutti, la Somalia. Ex colonia italiana, è grande oltre due volte l'Italia ed ha poco più di 4 milioni di abitanti, in maggioranza nomadi. La guerra perduta nel 1978 con l'Etiopia per il possesso di una regione di confine abitata da somali ha lasciato uno stato di tensione permanente e due gravose eredità, insopportabili spese militari e quasi un milione di profughi fuggiti dalla regione contesa, l'Ogaden. Poche le strade e le vie di comunicazione, scarse le risorse, un po' di agricoltura condizionata dalle piogge, un immenso parco bestiame, privo però di sbocchi di mercato. Un mare pescosissimo che nessuno sfrutta. Ai primi del 1984, quando si profilava una grave siccità, il presidente somalo Siad Barre lanciava questo appello. Abbiamo oltre 3.300 coste ricche di cui noi non otteniamo niente. Non vedo la ragione perché non ci mettiamo d'accordo a sfruttare questa ricchezza naturale, così come l'agricoltura, la zootecnia e i minerali. Vogliamo che gli amici italiani, sia il governo che i partiti o imprenditori o il popolo, venga a lavorare con noi. Possono venire centinaia di migliaia di italiani che possono essere disoccupati in Italia e possono venire a sfruttare con noi questa ricchezza.
risposta italiana arriverà solo un anno dopo. E dopo la carestia che sterminò milioni di persone in Africa, il Parlamento stanziò 1.900 miliardi da spendere in due anni per aiuti di emergenza. Creò una struttura apposita, il FAI, e la affidò al professor Francesco Forte, economista e parlamentare socialista. A tambur battente, il FAI portò in Africa viveri, medicinali e altri generi di prima necessità. Ma era come curare l'AIDS con l'aspirina. Abbiamo voluto, dirà poi Forte, realizzare piani organici di intervento in tempi brevi e concentrati geograficamente per raggiungere con gli aiuti quella massa critica capace di innescare un processo di sviluppo autonomo. I progetti per la Somalia furono poi ratificati durante la visita di Craxi, allora presidente del Consiglio. Era la prima volta che un capo del governo italiano si recava nella ex colonia. Soddisfatto, il presidente somalo dichiarava al TG2: noi non siamo uguali ad altri africani, noi siamo fratellastri, italiani, quindi più o meno. Siamo già grati di quello che è stato fatto. E questi nessun altro ce l'ha fatto. Ma detto che c'è ancora intenzione di aiutare dei sottosviluppati, nessuna intenzione italiana, noi pretendiamo di avere porzione maggiore, perché ne abbiamo diritto. Furono decisi interventi per 400 miliardi di lire, agricoltura, zootecnia, pesca, ma anche scuole, ospedali, strade, porti. Siamo andati a vedere come sono stati spesi questi soldi e con quali risultati. Il tracciato che si intravede dal finestrino laggiù è il tracciato di una strada in costruzione, come appariva due anni fa. Da Garoe a Bosaso, 442 chilometri per rompere l'isolamento della punta estrema del Corno d'Africa e dei suoi abitanti, 400.000 persone prigionieri della natura. Il progetto prevede anche la costruzione di un porto e di un ospedale sia a Bosaso che a Alula, e la perforazione di 36 pozzi d'acqua sparsi nella regione. La strada attraversa una steppa desertica, si inerpica su montagne alte più di 1000 metri, scavalca decine di torrenti in secca, canaloni, canyon. Gli italiani hanno lavorato in questo ambiente ostile, con temperature fino a 55 gradi all'ombra. Il tracciato è stato diviso in due tronconi e i lavori affidati a due consorzi di ditte italiane. Astaldi, Cogefar ed Edilter da un lato, Lodigiani, Federici e Montedil dall'altro, l'hanno aggredito dalle due estremità, con spirito di emulazione. Ed ecco il risultato. Un'ampia carreggiata a due corsie, interamente asfaltata. Ponti, viadotti, guardrail, segnalazione stradale. In grado di resistere all'alternarsi di stagioni secche e piogge alluvionali. Avrebbe dovuto essere terminata nel gennaio prossimo. Sarà completata con due mesi di anticipo. Ed ecco come appariva sempre due anni fa il porto di Bosaso, se porto lo si poteva definire. Un semplice pontile di legno aperto alle mareggiate. Non inganni lo sbarco di mezzi e macchine per lavori pesanti. Il battello usato è una speciale nave a fondo piatto, portata qui dal FAI. Lo scarico delle merci, qualunque tipo di merci, a Bosaso avviene ancora così. Le navi a largo, grossi barconi si avvicinano alla riva il più possibile, ma non tanto da evitare agli scaricatori di doversi inoltrare nell'acqua fino alla vita ed oltre. E sarà così finché non sarà ultimato il porto costruito ex novo. Il nuovo porto è ormai a buon punto, sarà pronto a gennaio. Qui siamo sullo stesso punto di osservazione di prima. Il panorama è profondamente cambiato.
Innanzitutto è stato scavato e dragato un canale di accesso profondo 7 metri e largo oltre 30, che si inoltra nell'oceano per più di 600 metri, superando la barriera corallina che corre lungo tutta la costa. Poi è stata eretta una diga foranea, una barriera frangiflutti di 750 metri, percorribile al centro da mezzi pesanti. Le navi possono già attraccare, ma sono in costruzione due banchine. Una potrà ricevere navi portacontainer, l'altra, per scafi più piccoli, separa inoltre il bacino principale dal porto per i pescherecci, con fondale di 5 metri. Il sommozzatore si prepara all'immersione. Il suo è un lavoro pericoloso. Queste acque sono infestate di squali. Non è impossibile che si introducano fin nel porto. Le fondamenta delle banchine in costruzione sono formate da grandi cubi di cemento armato preparati qui sul posto. Con le gru i blocchi vengono assemblati, impilati uno sull'altro. Il sommozzatore controlla sott'acqua che i bordi dei blocchi coincidano esattamente e dirige i movimenti della gru. Cavi all'interno, i blocchi verranno poi riempiti con colate di cemento. Finora i pescatori locali hanno dovuto tirare in secco le loro barche. Bosaso aspetta il suo porto e aspetta anche l'ultimazione del nuovo ospedale. Quello vecchio, fatiscente, non dava nessuna garanzia di igiene. Provvisto di sale operatorie, ambulatorio, due reparti di degenza, uno per le malattie infettive, lavanderia, cucine e propri serbatoi di acqua, il nuovo ospedale sarà l'unico in una regione grande due volte la Lombardia e con quasi 300.000 abitanti. I problemi sanitari sono immensi. Durante la sua visita, Craxi li poté toccare con mano. La durata media della vita è di soli 46 anni. La mortalità infantile è del 152 per mille. Non solo negli sconfinati campi profughi, ma anche in città e villaggi le strutture sono largamente insufficienti. Ed anche quando ci sono medici e strutture, mancano i medicinali, il cui acquisto per di più incide sulla bilancia dei pagamenti. È un problema avviato a soluzione con lo stabilimento per la produzione di 12 farmaci essenziali. Il governo italiano, invece di inviare in dono medicinali dall'Italia, li produce o li fa produrre insieme ai somali in loco per poi comunque donarli alle popolazioni bisognose. Esatto, questo è un progetto tale per cui la presenza in Somalia di produzione di farmaci permette una maggiore rapidità di intervento in casi particolari di emergenza per quanto riguarda il fabbisogno somalo e anche talvolta per quanto riguarda il fabbisogno dei paesi vicini. Dottore, quali problemi della Somalia risolve questo progetto? Prima di tutto, questa fabbrica è l'unica fabbrica farmaceutica nel nostro paese. Finora noi abbiamo risolto la maggior parte dei nostri problemi sanitari e, come lei, voi sapete, il nostro paese ha molte malattie infettive diverse come malaria, tubercolosi, malattie gastrointestinali, anemia, parassiti. Così noi produciamo tutti i farmaci che sono necessari per combattere queste malattie. La maggior parte dei nostri laureati somali sono laureati della nostra università che il governo italiano ha costruito. Gli altri esperti italiani della Fondazione Carlo Erbe sono 9 persone, tecnici, esperti, diversi campi della nostra specialità. E l'assistenza, la cooperazione con la controparte italiana, per quanti anni durerà? Questo era previsto di 2 anni che ci hanno terminato, però noi siamo adesso in attesa di prolungare, se il governo italiano ci permetterà un'altra volta, di un altro contratto. È la maggiore ricchezza del paese. Bovini, cammelli, ovini e caprini sono il doppio degli abitanti. I paesi della vicina penisola arabica sono il tradizionale mercato di esportazione, un mercato esigente,
Gli arabi, i capi li vogliono vivi, non si fidano che le procedure di macellazione seguano i dettami rituali del Corano. È un mercato divenuto sempre più esigente, che ormai rifiuta il bestiame somalo, privo di garanzie sanitarie e povero di grassi. Per assicurare alla Somalia una fonte di preziosa valuta, l'Italia ha finanziato un moderno complesso agri-zootecnico ad Afgoi, 50 km da Mogadiscio. Il comprensorio è un quadrilatero con un vertice sul fiume Shebeli. Tre potenti pompe alimentano un bacino capace di 200.000 metri cubi. È la riserva d'acqua per la stagione secca. Dal bacino si dipartono 13 km di canali per l'irrigazione dell'azienda agricola. 1.200 ettari di savana infatti sono stati disboscati, bonificati, dissodati. Si coltivano tutte le varietà africane di foraggio per bestiame. E c'è anche un settore adibito alla sperimentazione di nuove sementi e varietà. L'azienda zootecnica è quindi indipendente dal punto di vista alimentare. Il bestiame, acquistato sul mercato interno, capo per capo viene pesato, esaminato da un veterinario, vaccinato, disinfestato in un'apposita vasca. L'alimentazione è dosata secondo parametri elaborati in laboratorio con l'ausilio di computer. Vengono analizzati i contenuti proteici dei mangimi e la qualità del prodotto finito, cioè le carni macellate. La composizione del mangime risulta da una sperimentazione comparata, durata mesi, su tempi e modi di crescita di ingrasso delle diverse razze disponibili. L'azienda, realizzata dalla ditta Giza, ad un costo di 51 miliardi forniti dal Dipartimento alla Cooperazione del nostro Ministero degli Esteri, ha una capacità produttiva annua di 20.000 bovini e 24.000 ovocaprini. Per la gestione è stata costituita una società mista a maggioranza italiana. Per 10 anni, tecnici e manager italiani cureranno gestione e penetrazione sui mercati internazionali. I profitti saranno in parte reinvestiti per il raddoppio degli impianti e per il resto esportati in Italia in base ad una recente legge che favorisce gli investimenti stranieri. Anello successivo della catena zootecnica è la sostituzione del vecchio mattatoio di Mogadiscio. Eccolo, si macella di notte per comprensibili motivi climatici, ma l'esperienza di assistere alla macellazione ce la siamo voluta risparmiare. Anche di giorno il puzzo di sangue rappreso toglie il fiato e si è assaliti da nugoli di voracissime mosche. Costruito agli inizi degli anni 70 è già fatiscente. Edificato sulla spiaggia è responsabile del suo abbandono. Il sangue che cola in acqua infatti ha attirato branchi di squali. Prima non ce n'erano affatto e la spiaggia era affollata di bagnanti. In pochi anni gli squali hanno fatto centinaia di vittime ed ora anche il refrigerio di un bagno in mare è negato. Il nuovo mattatoio, 5 km all'interno, è invece un modello di efficienza e di igiene. Costruito sempre dalla ditta Giza con la spesa di 8 miliardi forniti dal FAI, si avvale di macchinari concepiti proprio per soddisfare i dettami musulmani in materia di macellazione. La bestia, rivolta alla Mecca, deve essere sgozzata e il sangue deve colare prima che la testa sia completamente staccata dal corpo. Pressoché interamente automatizzato, valorizza al massimo tutte le classi di carne, con una gamma completa di prodotti finiti. Dotato di un laboratorio per le analisi veterinarie e di ampie celle frigorifere, può lavorare oltre 1.000 capi al giorno. Soddisferà non solo il mercato interno, ma anche quello estero, molto più esigente. Il recupero di tutti i sottoprodotti, principalmente le pelli, ci porta all'ultimo anello dello sfruttamento industriale integrale del patrimonio zootecnico, la concia delle pelli. Quelle lavorate finora in Somalia sono buone sì e no per coprire le capanne dei nomadi. La conceria realizzata a Mogadiscio dalla Giza in associazione con la Sosir è costata all'Italia poco più di 13 miliardi.
lavorerà oltre 400.000 metri quadrati all'anno di pelli di cammello, bovini, pecore e capre. Tutte le fasi di lavorazione si avvalgono delle più moderne e sofisticate tecnologie del settore: macerazione, calcificazione e decalcificazione, scarnitura, spelatura, concia al cromo, solidificazione, tintura, ritaglio, asciugatura al forno, laccatura, sbalzo, misurazione. Ne usciranno pelli di squisita fattura, dai colori al passo con la moda dei tempi, tanto che alla gestione e allo sfruttamento commerciale è interessato, in joint venture con Somily, uno dei maghi del Made in Italy, Trussardi. Normale battuta di pesca su un banco corallino a nemmeno 500 metri dalla riva. Siamo a Brava, 200 chilometri a sud di Mogadiscio. L'amo non fa neppure a tempo ad arrivare sul fondo che il pesce è già a bocca. Cerni e saraghi e molte varietà tropicali. Che balestra questa! In meno di mezz'ora ne abbiamo preso più di 20 kg, senza contare una grande cernia che ci è sfuggita, per un pelo. Non male per dei dilettanti. La pesca in Somalia si svolge ancora così, o con metodi ancora più primitivi. Il mare è ricchissimo, ma, cosa curiosa, il pesce non fa parte della dieta dei somali, e anzi disdegnato dalla loro tradizione di nomadi. La pesca perciò è praticata solo da piccole comunità costiere ed è priva di sbocchi di mercato. Il sogno del presidente Barre di vedere sfruttata questa ricchezza si è realizzato solo di recente. Abbiamo attualmente 3 pescheggi di stazza 940 tonnellate per una capacità di portata del pesce 460 tonnellate. Sono in costruzione, grazie all'aiuto del governo italiano, altre 3 pescheggi, 2 da pesca e una nave madre, per un valore di circa 64 miliardi. Da marzo 1987, dopo uno sfortunato periodo della società preesistente, ad attuale momento abbiamo esportato in Italia circa 4 milioni di chilogrammi di pesce congelato per un valore di circa 9 milioni di dollari. Impieghiamo manodopera qualificata italiana perché vogliamo incominciare a partecipare anche nelle attività estere con gli imprenditori privati italiani in primo luogo, e stiamo cercando di attirare l'imprenditore italiano in questo settore in maniera con delle garanzie bancarie sia locali sia esterne. Quindi è molto importante la valuta pregiata che entra nel paese. Il comandante Osman Mohamed Farak è il primo capitano somalo di pescherecci. Comandante, quanto pesce avete nelle stive? Quanto ne state esportando in Italia? Solo noi abbiamo 280 tonnellate di pesce. Questo è il frutto di una crociera di quanti mesi? Di un campagna di pesca di 50 giorni. Comandante, lei dove ha studiato? Dove si è formato? Io mi studio nautico, ho fatto in Somalia e dopo ho fatto un corso di cantiere di SEC organizzato, abbiamo fatto commissione del Livorno, della Betenta, della via lunga corsa di pesca. Consiste nella costruzione di una cella frigorifera da circa 500 tonnellate, con i tunnel, centro di lavorazione del pesce, congelamento ed annesso anche
per una quantità di circa 25 barche ed annessa anche una barca grossa per il trasporto, visto che a Brava non esiste ancora il porto oppure anche un getto per addestrereggi, da quanto è stato distrutto dalla seconda guerra mondiale dagli inglesi, non si è avuto la possibilità della riabilitazione, quindi un'attività che pensiamo di diffondere. Questo prima di tutto è il progetto di Pesce di Brava, un progetto donato dal governo italiano per un valore di circa 7 miliardi e rotti di lire. E io sono anche in questo settore qua di fare una sistemista con degli italiani. L'elenco degli aiuti non si ferma certo qui. L'Italia interviene nel settore agricolo e forestale, in campo sanitario e soprattutto nell'ambito dell'educazione. Quella di Mogadiscio è l'unica università al mondo dove si insegni in italiano, al di fuori dell'Italia, si intende. È una massa di aiuti che comincia a mostrare i suoi frutti. La Somalia già vedeva la luce alla fine del tunnel quando un nuovo disastro si è abbattuto sul paese. Sono nato sacco di dubbi della sincerità da parte degli amici etiopici e parte dei somali. Questo ci fu, indubbiamente, questi dubbi e ribrocotti, la fiducia che si doveva creare, che era alla base, creare un'atmosfera di fiducia e di comprensione. Per poter continuare, altre discussioni rimaste da fare. L'Italia, con la sua diplomazia, ha contribuito, non determinato, ma senza dubbio contribuito alla firma di questo trattato. Dopo questi avvenimenti, voi avete richiesto un'ulteriore mediazione italiana, una chiarificazione attraverso l'Italia? Beh, noi abbiamo parlato con gli amici italiani, attraverso l'ambasciatore e altre personalità che hanno visitato Roma. Ma finora io ho visto per esempio il presidente Mengistu in Eden recentemente e mi ha detto: guardi, questo noi non c'entriamo, non sappiamo niente, ma io ho detto e dico anche adesso: come mai che un ladro viene a casa tua, ruba e poi torna alla casa amica vicino? E beh, questo significa che io sono d'accordo. La tragedia di Hargeisa pone inoltre l'accento sulla precaria stabilità dei regimi africani, condizione a cui non sfugge quello somalo. Non è certamente indicativo del sostegno di cui gode l'ampia partecipazione popolare alle celebrazioni per l'anniversario del regime. L'anziano presidente Siad Barre, al potere dal 1969, è accusato dai suoi oppositori interni ed esterni di autoritarismo e scarso rispetto per i diritti umani. Sono accuse comuni a gran parte dei regimi africani, ma ne risulta che le migliori energie del paese, i giovani più preparati, scelgono spesso la via dell'emigrazione o dell'esilio. Per migliorare la sua immagine e per soddisfare le crescenti pressioni italiane, proprio durante la nostra visita, il regime ha scarcerato 6 illustri oppositori, in carcere da 7-8 anni, che erano stati condannati a morte e poi graziati. Altro problema, la successione, per la quale si battono due correnti. Una, facente capo al vicepresidente Samantar, rappresenta la pesante burocrazia del partito unico ed esprime nostalgie per il socialismo vetereo sovietico e tentazioni di integralismo islamico. L'altra, capeggiata dal ministro delle finanze Jamaat Barre, fratellastro del presidente, rappresenta i tecnocrati, i manager, la tendenza liberaleggiante sia in campo politico che economico. Questi nodi politici complicano il quadro economico del paese, che proprio in queste settimane sta negoziando con il Fondo Monetario Internazionale e con la Banca Mondiale lo sblocco di crediti per nuovi progetti di sviluppo e la ristrutturazione del pesante debito estero, per il quale la Somalia paga solo per quest'anno 50 milioni di dollari di interessi, cioè il doppio della capacità di esportazione. Dove va dunque la Somalia? Domani Somalia rimarrà essere Somalia, indipendente e rispettoso a tutti i paesi amici alla Somalia. Ma il paese va ancora aiutato a crescere. Motivi geografico-strategici, legami storici e solidarietà umana ce lo impongono.